Bella a tutti ragazzi, sono Rimoldigno e oggi ragazzuoli siamo qua in un video veramente leggendario, raga. Per questo video vi chiedo come minimo 25.000 mi piace, lascia un like ora, siamo anche tornati con i video in esterna, stile vlog, e oggi la andiamo a combinare veramente grossissima. Ebbene sì, sono le 9.27 di sabato 16, sabato mattina, e regà, oggi vi spiego quello che succederà. Praticamente ieri sera ho detto a mio padre che stamattina, quindi adesso, avremmo portato la macchina a lavare da un salone di bellezza delle macchine, insomma, chiamato Garage Milano. E in realtà però mi sono messo d'accordo con quelli del salone e non andremo a lavare la macchina. No, andremo a combinare qualcos'altro. Quindi raga, già sapete l'epicità di questo video. Iscrivetevi al canale, adesso mio padre è su, sono sceso prima per fare la intro e arriverà, andiamo al garage di Milano a lavare la macchina. Andiamo a lavarla. Raga, quanto mi mancavano i video in stile vlog, veramente troppo, e mi piacciono un sacco. Quindi raga, mi raccomando, un like se vi piacciono anche a voi questi tipo di video stile vlog in giro e non solite cose in casa, insomma. Ok papà, eccoti finalmente. Sei pronto per portare la macchina e renderla come nuova da quelli di The Garage di Milano? Ragazzi, non vedo l'ora, sono entusiasta. La voglio rendere nuova questa macchina. La prima volta che la portiamo lì, funziona, che la porti lì? Funziona ancora, quindi una lucidata, una bella lavatina, quelle giuste, la macchina torna nuova grazie a quelli di Garage di Milano, che oggi ci faranno un servizio come si deve. Aspettatemi che sto arrivando, ragazzi. Ok, andiamo. Io intanto sto vloggando perché comunque questa lucidatura, questa pulitura della macchina non capita tutti i giorni. Ok ragazzi, siamo in macchina, paparino ci sei? Pronto? Prontissimo ragazzi, siamo già operativi. Ragazzi, è prestissimo, sono le 9:30 di mattina, ma al sabato loro chiudono presto, quindi let's go. Che sole raggiante! Paparino, guarda come è felice che porta la sua macchina a diventare la nuova. Ragazzi, non vedo l'ora. Bella raga. Ok ragazzi, pa, dopo la rotonda dovremmo essere arrivati in teoria. Ma dove? Di là? Garage Milano, dritto di là, dice il navigatore. E poi sulla destra. Sulla destra? Destra, ci dovremmo essere. In teoria io me lo ricordo perché c'ero stato una volta con Donze. Ci sono un sacco di aziende qua, dov'è che è? Dritto sulla destra. Dovrebbe essere lì a destra. Eccolo lì il cartello. Garage Milano, eccolo lì. Siamo arrivati ragazzi, attenzione, ah, spese ragazzi, ragazzi sono emozionatissimo. Vi faccio vedere, tac, Garage Milano, eccoci qua, paperimo. Mamma mia ragazzi. Pronto? Grazie gara, comincio già a dirvi grazie adesso qua, guardate qui, wrapping, inverniciatura, oscuratura vetri, di tutto, ma pulizie interni anche, uè. Che bomba. Ragazzi, adesso parcheggiamo bene. Ecco qua, guarda il signore, ma è solo loro, no? È solo loro. Salve. Eccoci. Salve, buongiorno. Come andiamo, tutto bene? Grazie. Ciao, mille. Come stai? Scusa il disturbo, mi ha detto Rimoldigno che grazie mille. Siamo qua a disposizione. Grazie, grazie. Top, parcheggiamo e arriviamo. Grazie mille. Ah, okay. Va bene. Okay. Vai, grazie mille. Grazie. Visto qua, mamma mia. Qua non si scherza, eh. Buongiorno carissimi. Buongiorno ragazzi. Ciao. Buongiorno, piacere Stefano. Ciao. Tutto bene? Tutto bene, piacere Stefano. Ciao. Grazie. Scusate del disturbo, ma vi ringrazio già fin da ora. Queste sono le chiavi della macchina. Dentro. Grazie. Grazie mille. Ci pensiamo noi, avremo cura della sua macchina. Grazie mille, mi raccomando perché ci tengo. Ci mancherebbe assolutamente. Grazie mille. Come un gioiello. Grazie mille, grazie. Prego, venite, accomodatevi. Grazie, andiamo dentro. Saluta la tua macchina qua, sta andando. Ecco la macchina di Paparimo che viene portata all'interno. Paparimo. Bella ragazzi. Non vi ricordo gli occhiali come sono appannati. Gli occhiali si sono appannati, fa niente, dai, ma ci vedo lo stesso. Ok, macchina di Paparimo là. Eccola lì ragazzi, pronta per... Papà, salutala, adesso i ragazzi... Che bellezza l'abbiamo portata, eh? Mamma mia ragazzi. La modifichiamo tutta, la allarghiamo tutta. Va bene. Vai. Posso bere un caffè? Sì, grazie. Un caffè, allora tu vai. Aspetto qua. Vai dentro. Io adesso vado e faccio vedere un po' le macchine ai miei fan. Siamo, raga, in saletta d'attesa. Basta, è fatto. Tratteniamoci. Ma intanto perché i mezzi ci sono? Perché... Ma quanto è bella questa? Questa è stata wrappata nella parte gialla con tutta poi una grafica sopra, quindi il colore originale è questo qui che vedete. Ah, è nero. Sì, okay. Invece il giallo è stato fatto sopra praticamente per renderla. Raga, che bomba. Poi lì c'è un Porsche che vediamo. Bellissimo questo. Raga, oh, che bomba. Allora, adesso vi spiego bene. Allora, raga, infatti adesso mio padre in saletta d'attesa sa
pensa che gliela laviamo, ma cosa facciamo? Ragazzi, mio papà, appunto, come vi ho detto, pensa che gliela stiamo lavando, ma in realtà mi sono messo d'accordo con i ragazzi di The Garage e oggi abbiamo qui un bello scherzetto. Un bello scherzetto. Spieghi tu? Sì, allora praticamente andremo a fargli, sembra una bomboletta di vernice ma non è vernice, quindi una volta fatta si potrà poi rimuovere, quindi lui penserà che gli abbiamo vandalizzato la macchina con la sua iniziale sul cofano o qualcosa del genere. E poi dai, poi gliela puliamo per bene. Assolutamente. Perché voi avete anche quel modo per pulirla assurda, no? Sì, e noi abbiamo tutta una parte di lavaggio che dopo vi faccio vedere fighissimo con le schiume e gliela coloriamo per bene. Ragazzi, secondo me si infuria, ma è strarealistico. Mi ha fatto prima vedere qualche giorno fa che sono venuto a organizzare la cosa. Raga, veramente, let's go, adesso andiamo a fare la scherza. A te l'onore. Ok ragazzi, ci siamo. Macchina di paparino. Si arrabbierà perché non penserà che sono stato io, ma penserà che siano stati loro, quindi ancora doppia arrabbiatura, perché poi voglio vedere come reagirà, perché con me reagisce cattivo, ma non so se reagirà cattivo anche con me. Eh sì, penso di sì, che uno che ti colora la macchina. Che ragazzi, finalmente è arrivato il momento. Allora, posso fare quello che voglio in realtà, però farei una bella R a nome di Rimoldigno, Rimoldi, la macchina di Rimoldi, che mio papà fa di cognome Rimoldi, R, Rimoldigno. Insomma, secondo me spacca. Intanto lui è là in saletta tranquillo, quindi ragazzi, se non viene più via è un problema, però mi hanno detto che viene via, quindi vabbè, vado. Ok, la ripasso magari un pochettino, che ragazzi, sto tremando a farlo, che e niente, ormai quello che è successo, c'è una bella R sul cofano, direi, me la sono... no no, e niente, mo paparino qui si arrabbierà, mi sa ragazzi. Ok ragazzi, allora, è quasi asciutta, abbiamo la R, adesso siamo via da un pochettino, stiamo aspettando che si asciughi, poi lo chiamiamo. Si infuria di sicuro, si infuria di sicuro. Ok ragazzi, ci siamo, andiamo ad avvisare che è pronta il cofano, è pronta la prima lucidatura. Pronti? Non riesco. Raga, andiamo, andiamo. Prego. Ci siamo, è pronta? Cioè è pronta la prima parte, ti volevo far vedere come è venuto il cofano per farti vedere prima e dopo, vieni. Va bene, oh, vengo subito. Sì, vieni, te la faccio vedere lì. Hanno pulito solamente il cofano davanti, così da farti vedere un po' come verrà, cioè il pulito sporco, no? Giusto? Esatto, prima e dopo, visto che la macchina comunque l'ha bruciata, almeno vediamo la differenza. Quindi praticamente hanno fatto una... Ma cosa avete fatto? Ma che cos'è che hai fatto? Allora... Ma sei deficiente! Stai calmo un attimo, adesso ti spiego. Ma robe da matti! Ti spiego praticamente. Ma non vedi che c'è la vernice? Aspetta, perché volevo farlo un po' più custom. Ma smettila di prendermi in giro, ma guarda com'è conciata! Ma chi è che è stato? Siamo stati noi, Io insieme ai ragazzi di The Garage. Guarda. Guarda che se non ti piace la scritta. Ma smettila di prendermi in giro, ma smettila, guarda cosa hai fatto! Ma che se ne frega! Vergognati! Allora ti spiego qua, questa era solo una bozza, cioè... Ma smetti, adesso vedi di metterla a posto, hai capito? Va ricalcata. Adesso ti tiro uno schiaffo anche a te, metti a posto sta macchina! Va solamente ricalcata. Ma va, vergognati, guarda! Ma volevo scrivere Rimoldigno, così in modo da personalizzarlo, ma non te l'ho detto, vabbè, volevo farti una sorpresa per se non ti piacesse. Ma allora, la smetti o no? Beh, non è... E vedi di pulirla adesso! Ma allora secondo me sta anche bene, tra l'altro, nero, sì, sul bianco. Nero sul bianco. Si vede bene. Vabbè, noi siamo milanisti, però, che te frega. Ma la smetti, Simone? Papà, guarda com'è conciata! Ora, cioè, questa è vernice, capito? Non è che... Tocca, vedi che... Adesso ti tiro uno schiaffo... Mettetela a posto! Cosa state aspettando adesso? Cosa la metti questo scartavetriamo la macchina? Ormai è fatta, cioè, mi avevi detto... Ma cosa ti ho detto? Ma cosa stai dicendo? Mi hai detto che la lucidavi, guarda cosa hai fatto! Ma customizzazione, questi qui... Ma va, te la tua customizzazione, va, vergognati, va!
Meno male, guarda. Allora adesso la finiamo qua, tu puoi tornare in saletto un attimo, la finiamo di... Adesso chiamo qualcuno, guarda, se non la mettete a posto. Vi do 2 minuti per sistemare la macchina. Ma ormai non possiamo fare niente, è danneggiata. Come non puoi fare niente? No. Io te la lascio qua, stai anche a posto come te l'ho portata qua, hai capito? Ok, la soluzione sono se no va cambiato tutto. Se non la vuoi proprio, cambiamo il cofano. Qua. Io ti cambio la testa. Io questa macchina qua adesso aspetto. E se non esce come prima, faccio fuori un casino che voi non vi rendete neanche conto. Perché sono stupo di queste cose qua, hai capito? Qua non si scherza. Questa è la mia macchina, hai capito? Ok? Non mi è piaciuto. Non so come dovete fare, non mi interessa niente, non mi interessa niente. Voi me la mettete a posto sta macchina qua, hai capito? Perché qua non si scherza adesso. Non posso fare niente. Guarda. Non mi interessa, il tuo problema non è mio. Avete fatto un danno, adesso me la sistemate. Facciamo, non lo so. Svegliala! Vieni un attimo, vieni un attimo. Svegliala. Ti spiega adesso un attimo una cosa. Non mi interessa niente. Vieni un attimo. Dettaglio tecnico. Mettetela a posto. Vieni un attimo. Uno scherzo papà. Tanto per cambiare. Cazzo. Ti spaventa la gente. Vieni che ti faccio vedere. Vieni. No, è uno scherzo, papà. Ma come uno scherzo? Quanto sei incazzato, regà? Tac! E adesso ti rendi mamma mia, è una vernice pellicola. Meno male, ragazzi. Ci vorrà un po' adesso per tirarla via, però. Poi ci sì, adesso la macchina, dai. Ti ci mettiamo sotto e la puliamo. Grazie, mamma mia, ma da basta si scherzi qua, Simone, davvero, cioè. No, perché sai non che non dopo ho... io ci rimango. È che poi te la sei presa perché pensavi non l'avessi fatto io, ma lui, quindi. Esatto. Mamma mia, ragazzi. Io ho eseguito i compiti che mi sono stati. Sì, lì. Io gli ho detto di. Mi sono organizzato un po' nei giorni precedenti per fare questa. No, non ne posso più, ragazzi. Basta, io sono, cioè, davvero la mattina già. Ma non ti piace, guarda che a me piace così. Sì, ma sta bene, potresti lasciarla anche così direttamente. Esatto, no, magari la ricalchiamo. Mettetemela come. Finiamo la scritta fatta per bene. E via. Okay. Bella regala, scherzo riuscito, direi. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Adesso la puliamo. Adesso la puliamo per bene, via a schiumeggiarla. Let's go. Ok, ragazzi, ecco che sta rimediando all'errore che ha commesso. Momento pulizia. E poi vabbè, poi la puliranno meglio. Adesso vi faccio vedere, raga, perché la puliscono in un modo assurdo quelli, i ragazzi di The Garage, quindi raga, let's go. Ok, ragazzi, allora l'hanno tolto qua, adesso la portiamo in lavaggio. Vi faccio vedere il lavaggio, raga, che lo fanno con una schiuma, cioè guardate e ammirate che bellezza, i ragazzi di The Garage. Andiamo. Ragazzi, intanto sono dentro un RS6 nuova di pacca di Stefano e suo figlio Fede. Regà, ve li taggo qua, andateli a seguire perché vogliamo portare dei videozzi mica belli male. Belli pesanti. Regà, vi faccio adesso qualche clip della macchina, è veramente spettacolare. È nuova di pacca, è uscita ieri, mi ha detto. Dai. Ieri. Ieri, regà. E già siamo in modifica. Esatto, quindi let's go, ve la faccio vedere un po' da fuori. Mi raccomando, andate tutti a seguire i ragazzi di The Garage che mi hanno reso possibile questo video. Vi taggo qua il loro profilo Insta, qua sotto in bio il loro sito. Tutto, raga, mi raccomando. E let's go. Ragazzi, sta per entrare il lavaggio. È il nostro turno. Faccio io la musichetta. Papà Rimo, come sei ancora scioccato? Guarda, si toglie già il cappellino. Adesso te la puliscono. No, lavatemela così almeno, guarda. Già così almeno. Attenzione, sta entrando al posto dell'RS6. C'è uno switch. Ma però vabbè, preferisco l'RS6, la tua macchina. Eccola, il lavaggio. Mamma mia, guarda, un salone di bellezza qua. Adesso gliela rompi, vero? Ma regà! Che cosa? Ma è sapone. Come è sapone?
Sono indeciso, non so se è sapone. Ma va avanti ancora, fa gli scherzi. No, non è, papà, non è uno scherzo. È sapone. Ma guarda come l'ha forzata. È bella rosa, oh. Simone, fermalo. Vai, sapone, sapone. È sapone. È un lavaggio particolare. Digli di tirarla via subito quella roba. No, papà, è sapone, non è colore. Sì, non viene via quello. Quella è una schiuma che si attacca, non viene via. Adesso va in giro così. Tiri via un po' di schiuma dai vetri e va in giro così. Guarda che bellissima, eh. Ascolta un attimo. No, è sapone, guarda. Basta, ma non ti è sufficiente. No, oggi, la lavano così loro, la lavano così. Adesso vedrai, vabbè, mamma mia, se la prende per tutto. Mamma mia, raga, è nuova. Ma ti piace? Grazie ragazzi. Com'è lucida, oh. Mamma mia, non ho mai vista una macchina così, dai. Scherzo alla bene, è finito male. Alla fine si è conclusa bene, quindi. Dai, ringrazio ancora i ragazzi di Garage Milano. Seguiteli. Grazie mille.